Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo gioco. Mi hanno mandato una chiave gli sviluppatori chiedendomi se mi andava di giocarci. L'ho provato e mi ha intrigato. Intrigato. E mi è parso davvero bello e quindi ci ho voluto fare un video. Allora, Sky Saga si chiama. Questo è un gioco dove bisogna sopravvivere. Non bisogna sopravvivere, c'è un'isola. Ogni giocatore che gioca ha una isola volante sua, quindi quest'isola volante è mia. E si chiama, in alto a destra c'è scritto Ermac Zane Home, perché è casa mia. In questa casa posso modificarla, questa isola, posso costruirci tutto quello che voglio, distruggere tutto quello che voglio. Come vedete adesso qua distruggo questi frammenti di legno, li prendo, posso scavare, come vedete. Posso distruggere tutta l'isola, posso farci tutto quello che voglio. Quindi si può costruire come si vuole. E poi si può personalizzarla. E per andare, questo è il mio personaggio, adesso ve lo faccio vedere, questo è il mio personaggio che si può fare. E questo qua è il mio inventario. Per trovare i materiali, costruire la roba, bisogna andare nei portali. Sotto quest'isola c'è un portale che uso per andare a fare un'avventura. Entrate nel portale, vi fa spawnare in un'altra isola volante o anche per terra, può essere anche nella terra, che è un posticino dove ci sono dei banditi eccetera eccetera, si possono uccidere, rubare i soldi eccetera eccetera, materiale, e cioè saccheggiare tutta la zona e dopo ritornare nella propria base e costruire con i pezzi che si è trovati. Ho ucciso sta gallina, mi ha dato delle piume. Uccidiamo le pecore che danno sempre del cibo. Ed è un bel gioco. Una cosa fighissima che diventerà free to play. Una cosa un po' bruttina che speriamo che non diventi pay to win, ovviamente. Bene, quindi io ancora non ho personalizzato la mia isola perché ho appena finito il tutorial. Io adesso devo fare. Allora, vedete che ci sono in alto a sinistra delle quest. E che io ho attivato delle quest perché voglio farmi il piccone di metallo, l'arco e la spada, così sblocco anche il multiplayer, perché facendo queste cose si sblocca il multiplayer. Il multiplayer però non è sempre attivo, lo attivano gli sviluppatori quando hanno voglia di testare qualcosa, e il gioco è ancora in closed beta, quindi bisogna per forza farsi invitare, cioè dovete iscrivervi al sito e sperare che vi invitino. Apriamo qua la chest, ci mettiamo via questa roba, cibo eccetera eccetera, no, le zucche le tengo. No, le teniamo, dai. No, teniamole. E il multiplayer è fantastico, sapete perché? Perché è uguale ai Project Ares, cioè di Minecraft. Cioè la mappa è divisa in due e bisogna catturare la bandiera dell'altra squadra. E nel frattempo si può costruire, avanzare, distruggere tutto quello che si vuole nella mappa per riuscire ad avanzare dall'altra parte della propria base. Cioè avanzare dall'altra parte e rubare la bandiera, quindi è come i Project Ares per questa cosa. Qui non mi piace, aspetta, no, aspetta, come vedete si possono tenere due cose in mano ed è una cosa figa. E ok, meglio. E sì, quindi adesso le frecce non le ho perché le ho usate tutte, quelle che avevo trovato, che le ho prese da un bandito. E adesso andiamo sottoterra, che qui è, questo è sempre il mio paesino, cioè il mio isolotto. Qua ci stanno ancora dei materiali che devo scavare, tra cui il metallo che ci faccio la spada e il piccone. E qui, questo qua è un materiale che serve per costruirsi un oggettino che bisogna piazzarlo qui e si attiva il portale con cui si può andare a trovare altre isole. Adesso lo faremo. Allora, scaviamo abbastanza metallo per farci il piccone di metallo che è più veloce. Ok, dai, perfetto. Graficamente è molto bello, molto molto molto. E come contenuti ha già davvero tantissimi contenuti, perché bisogna anche equipaggiarsi al meglio per andare sul multiplayer. Sì, avete capito bene. Voi andate nel multiplayer con la roba che avete, da quello che ho capito, e comunque cioè dovrebbe essere così.
E adesso prendiamo, continuiamo a prendere. No, oh, ok, posso craftarlo, devo usare la forgia. La forgia l'ho già fatta ed è questa qui. L'ho fatta con il tutorial. Allora, questo è l'iron. Sì. Devo fare il metal ore. Ok, perfetto. Craftiamo. Ci vogliono 15 secondi. Ok. Andiamo, mettiamone altro. No, no. L'ho finito. Ok. Ah, non mi bastano come metal ore. No. Iron plate. Me ne serve di più, a quanto pare. No, 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 no. Che cacchio faccio? Guardate il tempo. Devo aspettare che finisca. Perfetto. Ora vediamo. Ah, devo fare l'anvil. Sì. Questa cosa serve per costruire la roba in metallo. Piazziamo qua il tutto e craftiamo. Le isole che si trovano andando nei portali non so se sono infinite, ma secondo me dovrebbero essere infiniti. Cioè, cioè o sono generati casualmente o sono infiniti. Piazziamo qua delle torce, così anche se tolgo la torcia rimane un po' illuminata che non si vede niente. Anche qui. Perfetto. Ok, ho finito le torce, ma le ho piazzate tutte. Benissimo. Ah, posso fare le frecce. Cos'è che serve? La wood plank. È bello, bello, bello. Facciamole. Io adoro l'arco, lo sapete. Guardate che bello. Bellissimo. Qua vi dice quanto manca. 15 secondi. Dai, perfetto. Adesso facciamo... facciamo il piccone, va là. Il metal plate ce l'ho. Il wood rod. Ah, se premiamo Y apre il libro che ci dice cosa, come si trova la cosa o come si fa. Handcrafting. Ho bisogno di altra roba per fare il piccone. Eh sì. Proviamo a fare qualcos'altro. Woodrod. Il woodrod ce l'ho? No, non ce l'ho secondo me. Forse lo devo fare io. Sì, eccolo qui, woodrod. Serve sta wood plank. Perfetto. Perfetto. Quindi il gioco si merita moltissimo, anche perché c'è il multiplayer che è divertente. E proprio ora cioè adesso che sto registrando, fra un'ora lo attiveranno per 2 ore. E quindi sono in tempo per registrare anche un video sul multiplayer che vi mostrerò in un altro video, ovviamente. Ecco. Ecco, vedete, ecco, c'è scritto anche in chat, appunto. L'ho appena detto e l'hanno scritto in chat. PvP post will be enabled in 10 minutes. Fra 10 minuti. Eccellente. Allora, ok, ora possiamo farci il tutto. Facciamoci il piccone, va là, che non lo sopporto più quello di serie, troppo lento. Ci vuole 1 minuto e mezzo per fare il piccone. Ok. Nel frattempo andiamo e scaviamo altra roba. E ok, quindi si può fare la propria isola, modificarla al massimo. Si possono scattare le foto, perché dopo quando voi quando entrate nel gioco e c'è il caricamento, potete votare le foto della community. E quindi le foto più belle vengono votate. Anche voi, se mettete adesso una foto, la fate, potete, cioè viene votata dalla community. Poi con F ci sono, c'è la friend list, potete vedere gli amici, stanno giocando, eccetera eccetera. Potete giocare insieme. Potete visitare le vostre basi da soli, cioè a vicenda. E poi cos'altro? Con R abbiamo il crafting, qua l'end crafting, che è quel crafting che non serve alla workbench. Poi il gioco è in sviluppo dagli stessi sviluppatori di TerraTech, cioè quel gioco là che
C'è una ragazza che lavora a Terratech, sta lavorando anche a questo gioco che sarà free to play. Terratech, sapete che ci ho già fatto due video, e anche quello merita. È appena uscito anche su Steam. Allora, poi con Y abbiamo il libro del crafting e delle quest. Possiamo attivare le quest e vengono qui a sinistra. Visto che a me serve lo scudo, metto lo scudo, va là. E tolgo... Cos'è che non serve? No, niente, non tolgo niente, però aggiungo lo scudo. Se lo vedo. Greystone... Wood Plank Shield. Questo qua, lo shield. Sì. Sì, sì, non è quello della Marvel, lo shield. No, no. È semplicemente lo scudo. Come vedete, devo semplicemente trovare della wood plank, perfettissimo. Ora poi adesso vi attiverò il portale e andremo a vedere cosa, che avventure troveremo. Ci sono animali, ci sono i mob, ci sono i mostri, ci sono gli NPC cattivi, banditi. E ci sono i loro villaggi dove ci sono tanti bei tesori da rubare. Questa è la moneta in gioco. Adesso ne ho trovati 107. Ok. Ok, sto facendo queste cose perché mi serve per fare il PV post. Devo costruire una cosa che si chiama PV post, con il quale posso connettere in multiplayer. Cioè, è una cosa bella. Ok. In basso vedete i cuoricini, che sono la vita, che si recuperano mangiando e dormendo, stando vicino al campfire. E ok, ho fatto il piccone. Che bello. Eccolo qui. Iron Pickaxe. Lo mettiamo qui a sinistra. Posso anche tenerne due, guardate. Tipo, dov'è? Eccolo qui. Guardate, lo metto qui. E ne posso tenere due, scavo la velocità della luce. Ed è molto, anche molto figo. Anzi, adesso ve lo faccio vedere. Vedete? Molto più veloce, eh? Perfetto. Tenete premuto e lavora con tutte e due le braccia. È bello questa cosa del dual wielding, perché è una cosa che volevamo sempre su Minecraft, che non hanno mai aggiunto. Beh, almeno in questo gioco c'è. Quindi potete tenere anche lo scudo e la spada, potete l'arco, però no, servono due braccia per tenerlo. Perfetto. Voglio prendere tutto il metallo, così non ne ho più bisogno. Tanto adesso con due picconi lavoro alla velocità della luce. Poi se ne facessi un altro andrei anche più veloce. Poi questo qua è solo quello di metallo, cioè di ferro. No, comunque è fantastico questo gioco. Ci sto giocando un bel po' e mi sta piacendo. Adesso non vedo l'ora di provare il multiplayer. Ok. Facciamo... possiamo fare... questo. Interessante, posso fare l'arco. Perfetto, cos'è che manca? L'arco, manca la spada, è vero. Devo creare del metal plate. A quanto pare mi serve del metal plate, è vero. Metal plate si fa con la fornace, sì, eccolo qui. Sì. Craftiamo, benissimo. Che bello. Ci dice anche il tempo. Qui possiamo farci la chiave del portale, che si usa il green keystone fragment. Però adesso voi dite, ma dopo quando finirà tutto quello che è rimasto lì, come farete? Secondo me serviranno i tickets, che sono questi qua, portal ticket. Adesso ne ho già uno. Però secondo me dovete trovarli in giro, cioè in giro per i mondi che esplorate, così avete le chiavi. Cacchio, non vedo niente. Devo farmi delle fornace. Ah, comunque c'è il ciclo giorno e notte. Adesso è arrivata la notte, come vedete. Ecco, tipo andando in questo mondo, ho trovato questi cristalli verdi, che con cui posso fare delle decorazioni. Ci sono davvero tanti materiali, è una cosa bella. Qui vabbè, le torri, questo qua è un castello distrutto, sembra quasi Clash of Clans quando dovete costruire il vostro castello che è distrutto, che vi serve. Ok, qui ho già fatto, che vabbè, si va direttamente.
Ah, ho fatto anche l'arco, quindi questo non mi serve più. Questo arco che avevo trovato da un bandito, gliel'ho rubato quando l'ho ucciso. Ora mettiamo quello fighissimo, cioè questo. Per sparare basta premere e spara. E c'è anche il bullet drop, quindi sparate leggermente in alto e va in giù. Allora, mettiamo qui il cibo quando ci serve. I blocchi qui non serve che fate come Minecraft, che dovete stare così, basta stare davanti, guardate, vedete? Vedete? Anche se non c'è niente sotto. Guardiamo, faccio vedere. Guardate, qui adesso sotto non c'è niente, vero? Sì. Però, è vero, però aspetta. Strano, però funziona. No, comunque non so perché non funziona adesso, ma tipo potete costruire davanti a voi anche se sotto non c'è niente. Ah, forse funziona in certi posti. Cosa manca? Scudo. Vabbè, lo scudo posso farlo anche senza. No, penso di no. Vabbè, facciamoci velocemente la spada, così andiamo all'avventura. Un altro minuto e mezzo e possiamo partire. Ok. In descrizione vi lascio il sito per registrarvi, così se siete fortunati vi mandano la chiave. Cioè la chiave, vi mandano il download e boom, e potete loggare con l'account che avete creato registrandovi nel sito e giocare. Ok. Ricorda molto cosa? Cube World, sì, che poi quel gioco viene sviluppato alla lentezza della luce, sì, c'è anche la lentezza della luce, non solo la velocità. E tipo le lasciano un aggiornamento una volta l'anno. Se Wallai si fosse, cioè se Wallai lavorava con la Mojang era meglio. Guardate, perché la Mojang aveva invitato Wallai a lavorare nella Mojang con il suo gioco, così il gioco diventava anche della Mojang. Ora sarebbe stato molto meglio, però invece non ha voluto. Questo sembra già meglio di Cube World, anche perché è in sviluppo. Dobbiamo fare lo scudo, però cosa servirà? Qui non ho abbastanza. Ah, forse devo andare su dalla workbench. Oh mio Dio. Facciamoci degli. Ah, non c'ho i wood plank. Cacchio, li ho finiti tutti. Sì. Prendiamo una torcia, voilà. Teniamola in mano. Ah, ma li avevo forse. Anche la musica di sottofondo è bella. Cioè, grande scavatore nero approved the music. Ok. Allora. Cosa? Ah, sì, devo fare questo. Sì, workbench, vediamo se qui ci sono le decorazioni per le case, per le cose o per la vostra propria base. Una cosa che non so è che se tipo la nostra base potrebbe essere attaccata dagli altri, sarebbe una cosa fantastica, però non so come dovrebbe funzionare, perché sennò chiunque attacca la tua base non avrebbe senso ricostruirla. Però i tuoi amici possono vederla. Ok. Sì. Devo fare lo scudo, come cacchio si fa? Lo scudo, eh? Ah, boh. Vediamo un po'. Scudo. C'è altra roba che io non conosco che mi serve. Comunque tiriamo giù quest'albero, così abbiamo tanto wood plank. Comunque non c'è la fisica, come avete visto, e la roba continua a volare. Dai. Ah, non ci arrivo. Aspetta, prendiamo tutta sta wood plank. Vai. Ok. Ok. Vabbè, per adesso questa base non la costruirò, perché sì, no, ma adesso poi farò una bellissima base. Adesso voglio prima pensare allo scudo. Craft wood plank shield using anvil. Ah, beh, no, serve l'anvil. Cioè, cacchio faccio. Benissimo.
Oh, il PV post sarà abilitato in 3 minuti. Che bello. Sì, il multiplayer non è attivo sempre perché secondo me è in sviluppo. Però già hanno lavorato su questa cosa e quindi vedete che ogni volta che è online vi avvisa se state giocando. Che sarà online e la gente potrà entrare a giocare. Insieme a cosa lo metto? Mettiamolo insieme alla torcia. Ed ecco la spada, che bella. Bellissima. Ting, ting. È pronta la pappa? Allora. Manca l'anvil. Ne manca lo scudo. Questa è l'anvil. Ah, eccolo qui. Ah, sì, serve la wood plank, è vero. Però serve la rotwood plank. No, 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 che cacchio dico? Posso usare anche questa. A posto. E ora fra un po' potrò mettere giù il PV post. Però noi andiamo a fare un'altra cosa e ci giocherò dopo. Ok. Se sentite che sto bevendo, e sto bevendo, ecco, sentite qualcosa di strano. Semplicemente sto bevendo il tè, quindi ogni volta interrompo. Questi qua sono semplicemente dei teschi ed hanno delle ossa. Sì, sono delle ossa queste. Ci sono anche vari obiettivi, avete visto in alto a sinistra, tipo colleziona 15 di coso, cioè di ossa, adesso le colleziono. Ecco qui, obiettivo sbloccato. Boom. Bene, a posto, adesso lo scudo ce l'ho. Your quest log is empty. Ti dice che la quest log è vuota, riempila con qualcosa. E boom. Vediamo lo scudo. Bello. Difesa. Cioè, questo è respingere. Shift. Questo respingi, poi difesa. Facciamo se possiamo attaccare con sinistra o no. Attacchiamo e poi difesa. Attacchiamo e poi difesa. Bello, bello. Benissimo. Oh, vedete ora il PV post è aperto. Aia, 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 non ci vedo niente, non ci vedo niente. Ok. Ah, facciamoci delle torce, voilà. Prima che mi dimentichi. Wood plank. Che le piazziamo anche qui su per, qui per le scale che non vedo niente. Ok, enjoy team deathmatch. Hanno aggiunto anche una nuova modalità a quanto pare. Ok. Perfetto, via, via. Ok, ora è più illuminata. Ah. Sì, vediamo. Eccole qui. Perfetto. Oh, che bello l'arco. Mi dispiace solo che non si possa caricare, ma bisogna solo premere una volta e sparare. È stato più bello se potevi sparare e attaccare. Cioè, tenere premuto col destro, cioè tieni premuta la freccia e poi ti scoccare la freccia. Quindi, adesso ho fatto l'arco, ho fatto la spada e lo scudo. Andiamo a attivare il portale. Poi, sì. Andiamo a attivare il portale e uccidiamo qualche nemico. Perché per attivare il PV post devo uccidere 5 nemici con la spada o l'arco che ho craftato. Allora, piazziamo adesso. Ah, prendiamo questo, la Greystone, che mi serve per attivare il portale che mi porterà in un mondo disperso. Dopo aver completato il mondo e essere arrivato alla caverna principale. Lì c'è un portale che ti riporta indietro, ma puoi anche premere Esc e fare home e ritorni nella tua casa. Guardate che bello il portale, guardate che bello. Benissimo. Ecco, qui vedete che si vedranno le immagini, le vostre foto e premete. Certe volte continua a caricare all'infinito e non funziona, però vabbè. Vediamo se riesco a vedere delle immagini. Sì, faccio vedere. Dai. No, niente. Non riesco a farvelo vedere. Eccoci arrivati a Bright Groove Cross Grass. Guardate, vedo già del materiale. Guardate un po' che bello, vedo già del materiale luccicante che è da rubare. Questo è il portale, cioè questa è la piattaforma con cui sono arrivato. Quest'isola non è volante a quanto pare. Forse è volante, andiamo a vedere.
Adesso dobbiamo trovare. Speriamo di trovare un. Sì, non è volante questa qui. Sì, si può anche nuotare, non è un problema. Però non so se si possono andare in quelle isole lontane e così via. Ora troviamo un paesino. Oh, lì c'è anche la neve. Allora. Anzi, teniamo la spada e lo scudo. E questa qua cosa fa? Vola. Muori. Perché mi dà della carne, mi serve. Oh, è vero, ci sono anche i mob cattivi come questo che è un lupo ed è molto forte. Brown Wolf. Cioè, all'inizio era molto forte. Aia. Aia. Dai, ah, è che è vero, c'è la stamina. Se non la stamina non è carica, non posso usare lo scudo. E questi cosa sono? Funghi? Funghi, sì. Oh, là c'è una caverna, bene. E qui? E qui c'è una torre, che bello. Nel villaggio, cioè, nel mondo che ero andato prima c'era un paesino, ma qui invece c'è una bellissima torre con un castello. Figo. Dell'One League Keep. Allora, da quel che so, i mondi sono infiniti. Quindi ne troverete sempre a migliaia. Beh, si spera che sia così. O tipo generati casualmente, non ho idea. Oh, questo qua mi ha dato anche un pugnale. Bellissimo. Vai. Muori. Perfetto. Usiamo un po' l'arco. Anche quello è un arciere. Sì, almeno posso tenere premuto per non scoccare la freccia. Almeno questo. Oh. C'è qualcuno? No. Oh, cacchio. Non è morto, pensavo fosse morto. Ah. Andiamo. No, ma cosa fai a non mangiare davanti a lui? No. Ok, l'intelligenza artificiale è ancora un po' stupida, come vedete. Neanche tanto. Cioè, ti attaccano in massa se ti vedono. Che cacchio. No, sto per morire. C'ho 5 di vita. Oh, ok. Kill 5 enemies, build a campfire and... mi dice di costruire un campfire per ristabilire la fa... cioè, la vita. Però se lo faccio adesso non mi recupera tutta la vita, ma mi recupera solo con il mezzo cuoricino. Devo fare... allora, mangiando si fanno i mezzi cuoricini, come avete visto. Questi qua per riempirli bisogna dormire. Oh! Oh mio Dio, uno si è unito. Nav joined the world. Ah, come vedete questi mondi sono anche condivisi, quindi uno se entra può giocare, vede, cioè può entrare uno e esplorare con te. Figo. Ma costruiamo il suo campfire. Stone. Food plank. Arriva qualcosa? Oh cacchio. Oh cacchio. Ah. Muori. Bene. È morto. Gli si dà un ultimo colpo per fargli droppare la roba e posto. Ma il campfire l'ho fatto? Secondo me non l'ha fatto. Si è interrotto. Va. Vai. Facciamo. Ma siamo sicuri? Vediamo un po'. No, che non l'ha fatto. No. Vediamo. No, non l'ha fatto. Ok. Pezziamo il campfire e lo usiamo, come vedete. E quindi vedete che recupera la vita, cioè la metà vita che avevo. Bene. Poi dopo un po' la legna brucia tutta e si spegne e non funziona più. Comunque Nav sta arrivando e non voglio che mi rubi le risorse e ci muoviamo, dai, che qua ci sono dei tesori. Tipo qui. Ok, monete, come vedete. Carta. Questa qua la pelle. E questo? Cosa mi dà? Boh. Cestino. Ok, no, era un vaso. Altre monete. Anche qui altre monete.
Ok, Nav sta arrivando. Forse non sta neanche arrivando. Questa da sola, Wood Pank. Vabbè, non distruggiamo tutto. Mica siamo dei Griefer. Libri. Altri libri qui. No, continuiamo ad andare lassù. C'è uno. Questo qua hanno anche l'armatura. Io poi devo farmi anche un'armatura. Sì, si può fare anche l'armatura. E ce ne sono un bel po' di tipi diversi. Sto gioco mi ricorda molto Wind Waker. E quindi qualsiasi gioco che mi ricorda Wind Waker per me è molto bello. Wow. Ok. Muori. Perfetto. Non ha droppato niente. Oh, che bella, ecco una chest. Non sta arrivando quello là. Ok, cosa abbiamo trovato? Iron Buckle. 20 frecce. Pezzo di carne. Funghi, candele, zucca. Oh, martello d'oro. Comunque sono pieno. Allora tiriamo via questi blocchi. Perfetto. Prendiamo questo. Questo è carbone. Questa roba ce l'ho. Questa roba non la fa prendere perché sono pieno. Tiriamo via questo che mi ha rotto. Anche questa roba via. E bene, 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 bene. Controlliamo cos'è questo. Ah, è un martello d'oro però. Bello. Bello, bello. Comunque la roba si distrugge, quindi meglio non sprecarlo. No, questo qua mi aveva dato un pugnale. A posto. Si sta facendo notte. Da quel che ho visto in alcuni video, quando si fanno, quando diventa, cioè viene la notte, i mob sono più forti, sono anche diversi. Quindi stiamo attenti. Adesso vorrei fare un po' di risorse e trovare anche un villaggio se lo trovo. Là vedo della roba illuminata. Andiamo a vedere, ci dovrebbero essere dei cristalli azzurri. Poi vabbè, tutti questi materiali posso prenderli, come questa è la neve. Ah, se vedete che l'ombra è a quadretti, semplicemente ho abbassato l'ombra, cioè l'ombreggiatura. Ah, sono stanco. Facciamo. Piazziamo qui. Ho sentito qualcosa. Un lupo. Spero di no. Ok, sta venendo notte. Sì, come pensavo, cristalli verdi. Perfetto, ho preso tutto. Ci stanno vari cristalli. Che questi cristalli ancora non ho capito. Ah sì, l'avevo già capito, sì. Servono per le decorazioni in casa. Cioè varie decorazioni. E quindi vabbè, li prendo perché mi piacciono troppo. Ah, sono pieno. Cioè non posso prendere altra roba differente da quello che ho nell'inventario. Amber Wolf Lair. Si sente. Che è il covo dei lupi. Ce n'è uno lì. Ok. Vieni qui. Wow. Oh mio Dio. No, no. Oh mio Dio, no. Cos'è? Un orso. Mamma mia. Mori. Oh, che bello, è morto subito. Per fortuna che ho la spada forte. Mamma mia. Sono pieno. Allora, buttiamo sto fiore, ste foglie, la zucca via. Cristalli perché li ho buttati? Non ne ho idea. Cos'è questo? Oh, ma senti. Allora, non fa tanto danno questo arco. Dai, vieni fuori. Vai. Bene.
Vai. Non riesce a cadere giù, eh. Cacchio, non mi aspettavo di trovare qui sotto un orso. Non l'avevo mai visto. Che paura. Senti, non viene più. Ok. Invece Nov non so neanche cosa sta facendo. Secondo me è nuovo nel gioco e quindi non sa che fare. Bello. Wow, 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 wow. L'oro è anche raro da trovare, secondo me. Quindi lo prendiamo subito. L'ho trovato anche in quell'isola là dove ero appena arrivato. Qui non vedo niente. Qui, ecco, qui c'è quello smeraldo lì, quella specie di pietra che serve per fare quel portale. Qua ne prendo un po'. So che non ci vedete, anzi non ci vedo nemmeno io, quindi. Ma tanto riesco a vedere le pietre, quindi. Sì, questa serve per il portale. Perché se le finite, dopo com'è che fate andare a esplorare nuovi posti? Ah, qua c'era della legna, ok. Ok, presa tutta. Mettiamo, facciamo un po' di luce. Benissimo. Adesso andiamo a esplorare. Continuiamo a esplorare. Oh, oh mio Dio. Questo deve essere davvero forte. Sembra un dojo. Non è meglio recuperare la vita. Mangiamo un po'. Devo costruire anche un campfire. Lo mettiamo qui in mezzo. Allora, spero di avere materiali abbastanza. Sì, la stone, ok, perfetto. Craft, 3 secondi. Cos'è questo? È, ah, un dente di lupo. Bene. Ok, usiamolo. Adesso recupero la vita e andiamo a combattere contro quella specie di lupo. Oh, è un lupo infuocato. No, oh, aia. Cacchio, mori. Oh, aia, aia, aia. Quando carica il colpo devo stare lontano, cacchio. Ecco. Ah, e si allunga, e si allunga pure. Aia. No, niente, uccidiamo che sennò mi ammazza. No, no, sono morto. No, 4. No, ho droppato la mia roba. Non ci credo. Cacchio, ho droppato mezza roba che avevo. Vabbè, so dov'è. Andiamo velocemente, spero che ci sia ancora roba. Dovrebbe esserci, sì. Cazzo, mi servivano più cuori. Ma gli era rimasto pochissimo di vita. Per fortuna che sto. Ah, sto qui sta anche per morire. Beh, ha perso un po' di vita, dai. Avrà trovato un villaggio quello là. Sì, sì. Guardate là. È illuminato. È andato nel villaggio. Mi ruberà tutte le ceste. Ah. Volevo andarci io nel villaggio. No, ma aspetta, non è qui. Ah no, è lì, è lì. Adesso mi ricordo. È la montagna. Uffa. Beh, veloce che voglio andare al villaggio. Se non avrà aperto le ceste. Le ceste. Oh, due colpi. Dai, dai, veloce. Ah, secondo me ha rubato tutto quello là. Uffa. Ecco una cosa, ecco, vediamo se posso ucciderlo dopo. Io ho la spada più potente. Se è nuovo nel gioco lo uccido. Mi riprendo la roba. Devo solo sbrigarmi. Allora qui c'è quello lì. Ah. Ok. Sì. Dove sei? Deve essere qui. Sì, è qui il dojo. Ah, adesso. Oh, un orso. Uah. Ok, morto, morto, morto. No problem. Sì, build a campfire. Anzi, è qui. Però questo qua. La legna è andata via. Oh, vedete, vedete quanta vita gli era rimasto. Ma che cacchio, le palle di fuoco mi hanno fatto metà vita. Muori. Cosa da roba, carne, soldi e pelle, ecco la mia roba. L'arco, mamma mia. E il martello dorato. Cioè il martello di Thor. Cioè mi stavo per perdere il martello di Thor. Ecco,
Quindi questo mondo è finito perché ho ucciso il boss finale. E quindi posso tornarmene a casa. C'è anche la chest per la vittoria, come vedete. Dentro ci sono 74 monete, che sono i Knot. E... prendili, eccoli qua. Si aggiungono. Cos'è? Wolf Breastplate Recipe. Ok, ho trovato una ricetta per farmi la chestplate con la pelle del lupo, secondo me. Vabbè, io la prendo. Questo mi serve, che è quello per fare il coso del quello che serve per attivare il portale. Questo è la White Keystone, non so cosa serve la White. No, la Bear Skin la tengo. No, la voglio. Le foglie, via. Questo cos'è? Stone Shield. Addirittura. Adesso abbiamo... quello sta per morire. Abbiamo quello di pietra. Cioè, abbiamo lo scudo di pietra. Cioè, guardate che figo. Bello, bello. Sì, è più grosso. Andiamo veloce da quello. Adesso sappiamo dov'è la via del ritorno. This camp is burnout. Mangiamo la carne. E ne facciamo un altro. Dai, voglio andare veloce a uccidere quello. Voglio proprio vedere. Sono curiosissimo di vedere se si può uccidere la gente. Sì, dai. No, non è lì. 7. Perfetto. Dai, dormi, piccolo cucciolo bellino. Benissimo. Dai, facciamoci la scala. Ah, ma comunque è vero, non può ritornare a casa finché non viene qui. Cioè, quindi non dovrebbero esserci problemi. Eh no, però potrebbe premere il tasto ESC e andare a casa. Allora qui... ha ricaricato la vita. Ah, quasi poca. È lassù, vero? Sì. Sì, per certi versi può sembrare Minecraft. È vero. Però ha cose fantastiche, cose che non ci sono in Minecraft, cose che avrebbero dovuto aggiungere su Minecraft che non hanno mai fatto. Poi è diverso graficamente, ha un altro concept, come nel gameplay, eccetera, eccetera. E di solito io non sono di quelli che gioca ai cloni di Minecraft, anzi li odio. Cioè, però questo gioco è di qualità e quindi ci gioco. E quindi ci faccio i video anche perché mi diverte. Cos'è questo qua? Un brown wolf. Ah, è già morto. Mi sto avvicinando. Ha ricaricato la vita, sto qui. Eccolo lì. Non possiamo attaccarci, peccato. No, non possiamo attaccarci. Ok, non possiamo attaccarci. Ah, ha fatto la faccina. Com'è che si fa? Non so come si fanno le faccine. Non lo so. Peccato che non posso ucciderlo. LOL, no PvP here then. Ah, ecco come si fa. Yeah. Anche lui pensava che c'era il PvP qui. Le faccine si fanno qui. Bello. So where is the exit portal? Here. Follow me. Ok, vedete che non sa il portale del ritorno, quindi glielo faccio vedere. Comunque il villaggio l'avrà tutto esplorato. E quindi meglio tornare a casa e rimettere la roba. Comunque se andava nel portale poteva rubarmi gli oggetti perché ero morto. Questo sì. No, non è qui. No, non è lì. Dai, vieni giù. Adesso ha visto il lupo, ovviamente. Dai, vieni.
Ma che cacchio fa? Paura? Ah, vuole uccidere il lupo. Sta uccidendo con l'arco. Io non lo vedo. Peccato che non ci sia il PvP nei mondi che si esplorano. Ma chissà, forse in futuro si potrà scegliere il mondo PvP e non il mondo non PvP. Sarebbe anche più bello. Dai, vieni. Dai, vieni. Almeno il boss l'ho battuto io e ho preso io i tesori della chest. Ah, è vero che devo prendere l'oro. Ah, c'ho la borsa piena. No. No, mi ruba tutto. Tutto. Ok, no, non mi rubo niente invece. Perfetto. Sto cercando di prendere quell'oro che dovevo prendere io. Ma comunque, vabbè. Io l'oro l'ho preso. Tutto qui, solo uno. Ah, l'altro me l'ha preso lui. Uffa. Sì, me l'ha preso lui l'altro oro. Comunque, vabbè. Ecco, gli ho mostrato la strada del ritorno. La cesta è vuota, amico mio. Su, vai, vai. Vediamo se mi risponde. Di niente. E quindi questa è stata una piccola avventura. Ecco, come vedete posso votare le immagini più belle. Questa mi piace, la voto. Queste foto compaiono quando voi le fate. Cioè, queste qua sono fatte dagli utenti. Anche voi potete fare le foto e compaiono qui. C'era il pulcino sopra l'orso. Quello doveva votarla. Poi ti dice l'adventure log, quello che avete preso, eccetera, eccetera, quello che avete fatto. Sono salito di livello con il miner. Ci sono anche varie abilità con cui si sale di livello, a quanto pare. Architect, Knight, eccetera, eccetera. Perfetto, quindi ci vediamo al prossimo video che sarà sul multiplayer che assomiglia molto ai Project Ares. Ciao, ciao!